Salve. Mi stavo abbottonando la camicia. Come state? Ciao ragazzi. Passiamo un po' la musica. Buonasera, sere. Stavo a venire nudo in live, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, aspetta, madonna, ero a fare la pipì e cioè, sentivo rumori di notifiche. Ciao Paga, 58, Titar, 42, Creon, decimo, Trupia, quarto, qui già a livello 2, stai cucinando in segreto qualcosa per stare gacca? Sì, ci siamo già messi in moto, Malvottolo, Pippu, Season Guy, di buonasera, grazie, fa a livello 2, senza motivo. Grande Tony Creep, grazie Vino Teino, non si è fatto insieme, se c'era rima. Come estais? Bresaulone, buon amico. Oggi raga si riparte, eh? Si riparte con l'allenamento, la festa a Dortmund già. Camicia havaiana per portarti il culo? No, per essere più sexy. Lo so, non ce n'era bisogno. Però, so, okay. Basta mai. No, cazzo, mi garbo da morire questa camicia, è veramente clamoroso. Dortmund è a fine settembre, fra letteralmente un mese. 27-28. Però il tempo non è... insomma, non c'è da perderselo. Allora, questo fine settimana c'è stato un torneo, insomma 400 persone, si sta un po' delineando piano piano. Dortmund deve andare vestito così, ma restano ovviamente. Si sta un po' delineando piano piano il formato. Io devo andare a mettere la lista nel nostro server, perché le best of three che voglio fare nel nostro server. Coctos, grazie padre, le emozioni che ci fai vivere. Si vince o si perde, ogni volta che vai a un torneo è come se facessi vivere quell'esperienza a tutti noi. Ecco perché sei l'unico re della community. Grazie Topino, sei un tesoro. C'è stato anche il Milan questo fine settimana, non mi risulta, anzi non vedo l'ora che cominci il campionato, perché ho grandi aspettative nei confronti. Cioè sono sicuro che questo nuovo allenatore farà molto bene. Non vedo l'ora che cominci il campionato di calcio. Quando comincerà avevo modo di parlarne tutti insieme. Ciao Digre, grazie del 12. Detto anche un anno insieme. Grazie ragazzi, c'è da rimpinguare questi abbonamenti che sono ovviamente scesi come ogni agosto sotto i tacchi. Ma insomma piano piano si recupera anche quello. Ovviamente al Bar Sport Multiplayer, certo, ci mancherebbe. Certo, assolutamente. Ciao Lord Tipo, grazie. Sentite, ma se io intanto che facciamo la classica chiacchiera di inizio molto rapida oggi perché voglio giocare. Grazie Lord Tipo, peraltro livello 3. Mi mettessi in fila e cercassi Rogna, così intanto cerco qualcuno, lo blocco già nella nostra QEW. Quindi venite nel server Discord di Best of Trianza, mi raccomando, mettete la vostra lista in regacca e cominciamo a scannarci con questo nuovo meta. Ivan! Ma certo, Ivan, sempre ripartire. Come stai, amico mio? Guarda, a settembre riparte anche lo sportello, mi raccomando. Ciao Arcchix, Friccardo, Alberto... Grazie raga, grazie. Vado, vai a prendere Allegri al Gabbione a Livorno e portalo a Milanello. Io sono qui che aspetto. Ciao Midori 40, grazie ragazzi. Citando un tuo vecchio video, passato la fase di sperimentazione e osservazione, dice il buon Rohan, il win rate è più alto dell'host. Va bene. Piacerebbe distribuire, va a piacere, non so su come farei a imparare. Quello è sostanzialmente l'ultimo stage, amico mio. Ci vuole tanta esperienza per fare le V-spread da soli. Cerca comunque di individuare dei pattern di situazioni che ti portano magari a perdere perché non hai retto una cosa che magari potresti reggere o perché non hai killato una cosa che
potevi killare o perché non hai superato in velocità qualcosa che potevi superare, a discapito di qualcosa che potevi superare e potevi, pardon, andare ad ignorare. Ecco, è così che si fa, si delinea le spread. Le spread non sono altro che rimedi a casistiche ricorrenti alle quali hai bisogno di porre rimedio. Detto molto in maniera universitaria. Grazie Indiano, grazie Blacuns, che regala un abbonamento, grazie Topino, grazie Xbro, voglio bene Pardo, ma anch'io ve ne voglio, l'ho scoperto ancora di più questi giorni, devo essere davvero onesto, mi state subissando di messaggi, grazie Morrez, 54, quasi livello 4, bla bla bla. No, non Stelvius, perché? Vedi te, insomma, però ovviamente può essere un buon testing. Io, raga, sto aspettando... aspettando qualcuno, nella Ladder League. Su, andiamo, andiamo, perché mi voglio mettere in moto. Giocherò un team figo, vedrete, un team che vi caserà anche, secondo me. Bellino. Ciao Delpi, come stai? Jet leggato, ragazzi. Stamani alle 6:30 ero in piedi, mi sono fatto una colazione con due uova e il bacon, un succo di frutta, il caffè, un pezzettino di dolce, proprio... Oh, mi ha trovato l'avversario, godo, Leo, bene. E poi un quarto alle 7 ero già al computer a spignattare, a mandare mail per fare cose, perché non è un segreto, non so se ci riuscirò, ma stiamo già lavorando, uso plurale perché insomma l'organigramma è quello che conoscete, per farvi lo stream dei regionali quest'anno e di farveli tutti mentre io li vado a giocare, praticamente di ripetere quello che è stato l'esperimento Stoccolma, ma per 8. Molto impegnativa come cosa, però conto su di voi. Ecco, ve l'ho detto, bruciandomi anche l'eventuale hype che magari avrei potuto fare fra qualche settimana. Oh, dai, l'annuncio, quindi abbonatevi se potete, perché se voi mi fate raggiungere anche una soglia di abbonamenti tale che non c'è neanche bisogno di cercare gli sponsor, vado proprio a vela spiegata. Ciao Ricoz, cominciate a abbonarvi. Vabbè, ma voi avete già cominciato se siete abbonati a questo canale, cominciate ad abbonarvi premiando il contenuto e non solo perché lui è grosso, allora glielo do anch'io, mi raccomando. Questo non fatelo solo con me, cioè nel senso, premiate la qualità, ragazzi, premiate la qualità. Ciao Ailez, grazie mille. Ci rivediamo a Lucca, perché a Games Week, durante la Games Week, ero in Giappone. Mitico Katox, Liccia! Sto per prendere un palo da una ragazza, ma la live del pardone non me la cava nessuno. No, Katox, ho letto male, certosa, poro certosa. Ricoz, Knina! Per quanto mi piaccia la regacca, Dondo Giannale, non mi mancavano per niente. Vero, però comunque sono dei punti di gravità, quindi ci sta. Ciao Leo, aspetta un attimo, fastornato perché devo rispondere, ragazzo. Umbro regala 5 abbonamenti, grazie Umbro, sei un tesoro, porta mala ma da Dortmund, non penso. Aspettate perché qui devo un attimo. Interloquire con il ragazzo. Ciao Beus! Allora vedrete, fra qualche istante partiamo, vedete che team. Rasini. Che ha fatto top 8 peraltro, con Vivillion. Farai un team building in regaca? Assolutamente sì, assolutamente stra sì. 16 ottobre sei lobbero, vero? Beh, non ho la più pallida idea. Ciao Charlie, ti mancherò a dormo. Ma io sono già in lutto questa stagione, ragazzi, partirò con veramente un grandissimo svantaggio, è quello di non avere Charlie, quindi sono malissimo.
Ciao Morlacchi, cosa ci fai su Twitch? Dopo domani cominciano le Paralimpiadi, vai a nuotare. Assolutamente. Fado droppa 100 indicare, sotto pari, ma anche quello. Bergamella, grazie per il 57 e livello 5 di frame. Grazie ragazzi. Io partirei, non sto a staff allo streamer che chiacchiera per pompare il treno, voglio giocare, non voglio perdere tempo, e allora andiamo, tanto il treno so che lo fate andare avanti comunque voi. Ciao Ref, pizza con l'ananas anche a Dortmund, guarda, firmo. Mi metto la lista del nostro amico qui, andiamo. Dopo Oli vuole fare una best of 3. Deliziateci. Volentieri. Ora come ora Oli mi spacca il culo, perché io ho giocato veramente poco, ma va bene. Fa bene farsi spaccare il culo da uno che è più forte, perché si migliora, quindi no, non c'è problema. Allora, andiamo. Io, ragazzi, mi giocherò Typhlosion di Zui. Typhlosion Whimsy, sì. Ciao Gargi, grazie dell'anno insieme. Ciao Chef Ike, sempre testa avanti. Ciao Baggins, grandissimo. Dove? In che zona? Guardate, nostro amico, voglio dare un codice sbagliato, no? 0586 8648, no, ok, l'ho trovato. Salvo Quinto, ciao ragazzi. C'è pure Li Sorci. Ma Zurana, stasera sportello con me. Ah, ripartite già? Io avevo capito a settembre. Beh, e allora ragazzi, stasera si riparte alla grande. Stasera subito sportello competitivo. Piccolissimo intro. Molti non sanno cosa sia. Abbiamo nel nostro server Discord un gruppo di lavoro, uno sportello, ok? Con dei tutor il lunedì, il martedì e il mercoledì sera, dalle 21.30 alle 23.30, ma poi vanno avanti, vanno oltre, va bene? Dove potete partecipare, se siete abbonati al canale, anche con Prime, quindi anche in maniera gratuita. È una reward, un servizio in più, dove avete questi ragazzi, questi santi e pazienti, con i quali potete giocare contro, in compagnia, fare domande, sostanzialmente migliorare. È una roba per alzare il livello della nostra community, nonché darvi qualcosa indietro, giustamente per chi si abbona, perché crede in noi, e quindi partiamo. Ciao Andrea! Grazie mille, molto contento per questa boccata d'aria, molto contento. Allora, lui ha Archaludons. Team un po' strano perché non ha la Rain. Però ha Archaludon. Allora, tecnicamente Typhlosion Isui fa benino. Giallo, grazie mille dei regalati. Grazie mille raga, livello 5,59%. Grazie. Attenzione perché Garchomp ci rompe un po', Rompe un po' le palle. Ci rompisce un po' le palle. Jerry Kalashnikov, mitico! E grazie a Crisio! Primo abbonamento, mi raccomando, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Entrate nel gruppo Telegram e nel server Discord.
Spiegaci il team Pardone. Tecnicamente vorresti fare Tailwind, Sunny Day, botte da Orbi. In pratica devo ancora un po' capire. Allora, lui fa esattamente la lead che mi aspettassi. È italiano che mi aspettassi? No, non mi sembra, vero? Allora, che a me aspetterebbe? Ciao Black Vanille, Red Grave, grazie ragazzi. Grazie veramente di cuore. Allora, vado di Teva perché ho paura di essere subito mannaiato da Brave Bird. E se io non metto Tailwind ho perso. E qui abbiamo vinto il Minds Games. Grazie, Eyelids. Ok, buon danno. Decisamente buon danno. Ok, decisamente buon danno. Whimsy va giù, ma abbiamo messo Tailwind. Si è rotta la airaffica, la barra dei punti salute a Talonflame. Non può mettere Tailwind in maniera prioritaria. Quindi adesso dobbiamo decidere con chi entrare. O Tiflosion e fare Eruption. Secondo me... lui, sto guardando anche un po' l'Etera. Oppure entriamo dei sorcetti. I sorcetti forse sono migliori. Forse i sorcetti sono migliori. Perché io ho Hyper Voice, se non misso sono migliori. Non voglio più avere paura di me stesso. Ciao Shex e Lalo Lollo, grazie ragazzi, buonasera, benvenuti. Grazie raga. Perché i sorcetti sono migliori? Voi non lo potete vedere dalla lista, io sì. Parte primarina, quindi potrebbe essere qualcosa che mi regge Hyper Voice Eruption, senza Terra. Inoltre ha Terra Fire. Insomma, a parte Goldengo. Vediamo un attimo. 102, quindi noi siamo sopra. Infestazione è Population Bomb. Sì, da non confondere infestazione con infestation. No, è Population Bomb. Ciao Unissimo, grazie mille raga. Buono. Buono perché lui mezzo errorino secondo me. Gli rimane lì, lo chiudiamo dopo. Quindi è una slot che muore di Hyper Voice. Bisogna vedere chi ha però, perché se per esempio c'ha Goldengo, portare Goldengo contro di noi, King Gambit, Typhlosion, Ursaluna, dovrebbe essere un qualcosa di un po' matto, però vediamo. Noi abbiamo due turni di Tailwind, lui non è messo bene, tipo è molto heavy offensive il nostro. Decidukoso, ecco, lui è Terra Fire. Se fosse entrato di Typhlosion, forse. Allora, ha Protect anche lui, ma sti gran cazzi. Ora, devo un attimo riconsiderare tutte le giocate due, tre volte, perché sono abbastanza jet leggato, vi dico la verità. Ciao Giacomino! Ti ringrazio molto Giacomino, grazie mille del 16. Anchor! Un anno di piangere sempre, esatto. A Livorno c'è un detto, si dice, chi non piange non ha puppa. Ecco, questa è una doppia Protect che non gasa. Ciao 90! Questa è una doppia Protect che non gasa, però l'ha presa. L'ha già fatto.
Questo è abbastanza, abbastanza teschio. Sì. Lui penso che ritenterà la doppia su tutti e due. Life is Agony, io non ti rispondo neanche. Ciao Puzzo. Mi dico Puzzo. Puzzo, l'altro giorno stavo guardando un video YouTube del Pokémon Day. Quello sai, fatto da Masteradri. E a una certa compare un Puzzone esile giovane. Uno sbarbatello Puzzone. Ultimo turno di Tailwind. Ok, l'importante è che non la prenda Decidueye. Se prende doppia, 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 perdo la testa. Ok. Basta altri due colpi per portarlo in range per voice. Dipende chi ha dietro a GN. Domani mi streammi il direct, pardon. Direct è non Pokémon, raga. Vediamo, si può però comunque improvvisare. Una cosa è certa, mercoledì, segnatevelo già adesso, alle 14 facciamo live di Tekken, perché io parteciperò al Pokémon. Ok, prima rina, più lento, godo. Daisy! Hai un cuore anche tu, Daisy. I sorci sono stati la situazione. Grazie, Dizzy, comunque. Ti voglio bene, Dizzy. Buono. Una a zero. Però calma. Questa l'abbiamo vinta turno 1, quando lui ha fatto Brave, non ha messo Tailwind, e noi abbiamo messo la T-Win. In realtà non è un bel matchup, perché lui ha Talonflame e noi abbiamo Whimsicott, e già di per sé ci costringe un po' a determinati salti mortali, ma poi perché ha Garchomp, che è pressoché uno dei pochissimi Pokémon che ci rompe con Clear Amulet, peraltro, quindi che non possiamo intimidire con Tauros, che regge Typhlosion e che regge Mousold. Ma, anzi, Mousold ci muore, perché al sesto colpo muore di Rogue Skin. Quindi. Primarina com'è in questo meta? Ottimo. Infatti uscirà anche un uno short. Ciao, Tetumato. È Terra Water. Non posso lidarlo lo Typhlosion, raga. Fascio fatigas. Ma Blahunz, ti mettono Tailwind morto, eh. Onestamente non lo so, Rick. Allora, col fatto che siamo 1-0, forse ci possiamo anche permettere di provare a rifare quasi le stesse cose, ma c'è la stessa comps. Anche Milotic può avere il suo spazio. Guarda, io ho provato a giocare un po' questo team, ma mi sembra che non abbia una buona risposta contro Dondoso. Sbaglio. Ti devi forse giocare Tauros, Intimidate, Encore, Whimsicott. Comunque sì, anche secondo me contro Dondoso non sei messo benissimo. Ah, lui non va di Garchomp, dove noi ottimo. Va però di Desiducoso. Desiducoso. Lui mette Tailwind ora, secondo me. Cioè, se io rifaccio Terra Brave Bird,
Perché poi Talonflame ha priorità 1 come Whimsy, proprio veloce. Ah, noi si dovrebbe reggere triplo Arrow. Problema... Ok, va a difendi foglia. E prende il 50% di crit. Non poteva ovviamente che essere così. Questo è terrificante, questo 50% che ha preso. Nonché anche la giocata un po'. Un po' così e così. Perché se non avesse crittato sarebbe partito per Voice. Talonflame non avrebbe più avuto la priorità. L'avremmo incartato con ripeti. Brutta giocata la sua, però... il culo a posto rimedio. Peraltro brutta giocata perché doveva andare di mossa lotta. Potevo terare e non essere più suscettibile alla super efficace. Perché non l'ho fatto? Perché doveva fare la mossa lotta. Molto semplice. So easy. Grazie Albi Caveman. No vabbè, questo non è sopravvalutare, ragazzi. Qui nel senso che facesse la mossa lotta. Sopravvalutare altre robe. Forse devo entrare di sorci. Vediamo se l'ho preso Garchomp. Ciao Marzone, grazie al 25. Qui per esempio lui a fare Terra Fire Decidueye. Cosa rischiava? Niente. Ciao Doku! La camicia più bella di Twitch Italia, non solo, Doc. Grande. Buono, purtroppo non lo porta in range onda calda. Per un semplice motivo, che onda calda miss. Burn, grazie. No. E lui ora qui ha terremoto. Terremoto. Allora raga, se avesse preso onda calda, ora con la seconda onda calda sarebbe venuto giù. Ma è tutto vincolato al reggere o non reggere terremoto. Lui però giustamente va lì. No, giustamente un paio di palle. A Garchomp lento, ragazzi. Errore questo da parte di Leo. Sarebbe comunque dovuto andare su Whimsicott, perché se io faccio Moonblast su Garchomp lo tiro giù. Però ha Garchomp lento, estremamente bulky. Infatti adesso mi torna del perché abbia retto Blood Moon in game 1 a Sorbisfera. Life for Blood Moon se l'è retta. Goldengo, Terra Waters. È uno dei due, non può terare. Uno de los dos no, no puede terrar. Ragioniamo un attimo all together. Questo secondo me dovrebbe... non... dovrebbe tirare di Sidwai. Proteggere Dengo e attaccarmi di Floch. Perché se così non fa Goldengo, la sua assicurazione contro i topini, che sono stati molto, molto incisivi in game 1 e quindi è molto probabile che io li porti in game 2, lui terra uno dei due e protegge l'altro. Ciao Palaz, cioè questo è quello che dovrebbe fare. Se poi non lo fa, raga. Tanto atterrato ve l'ho sbagliato. Ma vabbè.
Ok, effettivamente Terra 1 protegge l'altro. Leo, quando riguarderai il VOD, tutte queste considerazioni che faccio sono proprio le auti che ha. Volerti migliorare te e il popolo, non è per fare il critico. Bom. Noi ora abbiamo in core su Decidueye e l'infesto. Non sto neanche a rimetterla. Tailwind, non c'è motivo. Dovrei essere più veloce. Ecco perché non doveva tirare col Dengo. Che ora ha il Pokémon che non muore. Cioè, il Pokémon che non moriva dai topini, che muore dai topini. E era anche il Pokémon che poteva non essere incurabile. Ciao zio Zladanz. 60esimo di Maurone, raga. Dovrebbe morire. Ciao Didi. 9 colpi, di cui 2 crit, ma con 10 colpi senza crit sarebbe morto. No, Carmine, con te non voglio giocare fino ai prossimi mondiali. 8 colpi. E qui, GG vinta. Questa l'abbiamo vinta perché lui c'ha Garchomp lento. Però se non avesse avuto Garchomp lento sarebbe stato un Garchomp che moriva di Bloodmoon. Ok. Ciao Egido. No, che 1-1, 2-0. Next. Ora beccheremo tutti i Rain Dance. Ma la fai sì o no, Yetteppardo? Sì, sì, vieni Oli, vieni, vieni, spaccami, spaccami. Va bene, va bene. Grazie Gido e grazie Nesta. Grazie raga. Pardini Oli, sì, sì, spaccami, spaccami. Mods, non mi riesce votare nel server. Ok, devo buggato. Appunto, questa cazzo sta succedendo. Ce la facciamo extra server. Oli. Dai, facciamoci l'extra server. Ti mando. Ciao Canon. Grazie raga. Continuate a darci dentro. Voglio tanti nuovi abbonati. Spargete la voce, mi raccomando. Ciao T-Bull. 4 anni T-Bull. Ok. Guardate che figo il team di Oli, raga. È il team con il quale ha fatto top 8. Non tra l'altro mi ha trovato, cazzo. Poto ha un torneo questo fine settimana, torneo online da più di 400 giocatori, insomma, è un fire il ragazzo. Ah, oh! Quest'anno, un anno estremamente lastricato di buoni propositi, fra le cose di cui vi ho detto devo migliorare, non solo quella, no, del trovare sempre giocate safe, eccetera, non strafare. C'è un caccolone che mi fa il solletino al naso. Ma
devo anche sopperire al fatto di aumentare, insomma, devo abituarmi di più alla pressione da stream, tra virgolette, e anche al giudizio e al rischio di figuraccia, che solitamente è una costante di quando vieni mandato in stream ai tornei ufficiali, no? Mi devo abituare all'aria da palco. Siccome ho la fortuna di streamare, il palco ce lo metto di fatto io, quest'anno voglio fare un botto di partite contro altri top player, anche live, più per darvi show, che comunque apprezzerete, spero, per anche abituarmi, tra virgolette, al rischio figuraccia, alla pressione, quello che all'aria da streaming. Ciao Claudio, grandissimo, come stai? Nico, ventesimo. Erin, grazie raga. Vogliamo Wolf? No, Wolf un tempo l'avrebbe fatto, e ora Wolf non... Ciao Schippante. Allora, devo soffrire meno. Lui c'ha Tauros, Fuoco, Terra, Erba, Rilla, Dragapult, King Gambit e ha Vivillon. Vivillon. Secondo me lui parte tipo Vivillon Dragapult, una roba del genere. Rage Powder, Tailwind, Pollen, Fossil Powder. Io non ho... Quindi è Protectless. C'è anche King. Ciao Zenna. A friend guard, sì. Questo è un ottimo, è un'ottima practice. Hi Zobby, I'm fine my friend. Ok. Lui mi mette subito davanti un 50 e 50. Lui aveva paura di... Aveva paura di Tiflogeno, raga. Secondo me. Pensavo la leggesse. Ciao Ixi. Ok, ha pensato alla terra che io non ho fatto. Io ora ho Encore. Io ora Encore nel fake out. Più sorciata. Però senza di Dragapult me la mangia. Yetera Dark. È rimasto. Oli è pazzo. Oli è pazzo. Qui se facevo in core, killavo Rilla.
Anche Oli, secondo me, devi imparare un attimino. La giocata safe. La partita qui è finita. Forse. Ricordo, se avessi fatto davvero Encore Population Bomb, lui perdeva la terra. Allora, ha già atterrato. Quindi potrei fargli... Posso fare lo kick. Via. Via Rillaboom dentro Pavilion. GG. Anche secondo me era super safe. Però, oh, fa tutta roba. Prima linea avanzi, Calm Mind. Ciao, Inzi! Ma non vinci neanche i primi round del mondiale, Got. Grazie, Incineror. Allora. Questo giro non andrà di fake out. Meno pendente non basta. Quindi mi gioco il flinching. Ovviamente non arriva. Ora abbiamo un ovvio problema prima linea, perché dietro abbiamo Typhlosion. Non è chi c'ha lui, però. Ha già atterrato, eh. Vivillon. Ciao, Dax! Vabbè, lui ha Sleep Powder, ovviamente. Grazie Dax, grazie Titan, grazie Dallas. No, Reg G non l'ho mai apprezzato. Dimmi, amore, cos'è successo? Non l'ho toccata, è una fettina che manca da stamane a colazione. Mi dispiace, perché effettivamente questo può valere la partita. Ciao Nibor, grazie al 12! È la percentuale sulla quale dovevo giocare, raga. Allora, lui è Hyper Voice Moonblast, quindi Terra non Terra non mi cambia nada de nada con King Gambit, perché sono Terra Fairy. Quindi faccio giusto un'onda calda un pochino più garosa, ma
È il karma che gira per il turno di Anchor. Sì, un po' se la merita questo sbarbatello. Se avesse hittato Sleep Powder, noi poi avremmo comunque sempre potuto vincere, ma avremmo dovuto beccare magari non tre turni di Sleep, perché il turno dopo avremmo killato Vivillon con onda calda e poi l'1v1 comunque King Gambit prima arena, considerando che siamo Assault Vest, l'avremmo vinto, perché se lui fa Calm Mind io ho modo di svegliarmi, se non fa Calm Mind è sega. Quindi. Però ovviamente così è molto meglio. Raga, siete quasi un migliaio e io a agosto non posso che godere. Vi ringrazio veramente di cuore. E qui Iron Head è super sufficiente, probabilmente, a meno che non sia Bold 2552. Ok, andiamo 1-0, però camminiamo sulle uova. Ciao Borodo, grazie mille Borodo. Bardo The Chosen, no, no, purtroppo, purtroppo no, però no, sai cosa Skygoller, questa regulation secondo me riporta a casa tanti. Più c'è anche l'effetto, ovviamente, postono Lulu, insomma. Però questa regulation porta a casa tanta gente. Calma, 1-0. Sono però still convinto che ci sia da ragionarsela bene. Io ho lido di Topini, o quantomeno ho lidato di Topini, perché il punto, chiaramente, dove si gioca la partita... è, grazie unissimo per il regalino, è Tailwind mia contro Tailwind sua, che sta su Vivillon, che è Sash ma non ha Protect, quindi posso tirarglielo giù con Population Bomb. Io penso che lui comunque un Dragapult adesso me lo porta. King Gambit con low kick fa tutta la differenza del mondo per noi. È bello vedere che i Pokémon in campo non si shottano vicendevolmente su 1-1. Allora, io su questo devo essere onesto. Sarà un meta molto heavy offensive. Anche questo. Però sarà un meta heavy offensive con cognizione di causa. Dove innanzitutto se proteggo, proteggo. C'è Urshifu, ecco, quello ragazzi è quello che, solo quello, è quello che cambia tutto, solo quello. ...62 speed, vai a cagare. Però se butto dentro lui... Harry Maguire! Ciao Mez. Ciao Axel Beta. Lui è Terra d'Arco.
Sa che Rap più 2 ovviamente non lo reggiamo. Ciao Uscorp. Non ci siamo riposizionati malissimo. Ma lui si è riposizionato meglio. Questo crit ci porta in range di Sucker Punch. Non è piacevole. Brutto questo crit. Game 3. Ciao Skygoler! Grazie amico mio, grazie Ema per il Prime. Grazie Bimbi. Crit di Coat of Cleave ci porta in range di Sucker, quindi lui può serenamente su un Assault Vest, che è quello che lo minaccia di low kick, andare a fare Sucker togliendo Vivillon, perché altrimenti sarebbe dovuto rimanere con Vivillon e avrebbe dovuto sacrificare Vivillon, perché avremmo potuto reggere e fare low kick. Ha avuto una bella botta di culo. Grazie, era messo meglio comunque. Grazie Ambu, però qui la partita è finita ovviamente. Non potresti fare ripeti su King Gambit? No, perché è buio. Le mosse rese prioritarie da Burla sui Pokémon buio non hanno effetto. No, Prometheus. È veramente un matchup tough. Avessi avuto il toro fuoco, però chiaramente sarebbe stato ridondante con Typhlosion. Lui la read King Gambit Rilla na fa. Io non ho neanche Terra Ghost, che comunque lui punisce con...
Uela, ciao Edu. Benvenuti. Ciao a tutti. Veramente un palo in culo, Pipillion. Bisogna vedere lui quanto è di fuori di cervello. Dovrebbe fare Tela Drago per non morire di Sucker Punch. Lui è Choice Band, quindi può fare solo Drago Frecce. Questi sono i crit che faccio io. Il problema è che ora lui arrilla. Però non potevo incassare altri danni con King Gambit. La base di Windora mi è inutile. Perché faccio questa giocata? Perché Grassy Glide... Allora, se fa Fake Out, vabbè. Ma Grassy Glide non mi killa King Gambit. Rimanevo in una brutta situazione. Ciao Vittorio. Cioè, lo potevo incurare, ok. Però tipo lui ora, secondo me, deve tipo fare Grassy Glide più, cioè, o perde King Gambit o perde Rilla. Perché se mi fa Sucker, siamo sotto Tailwind. No, non siamo sotto Tailwind. Lui ha V-Dammer Sucker adesso. Protegge, ma non è vero.
Che partitassa. Woodhammer su King Gambit, please. Free slot. E ora abbiamo Follow Me Eruption. Grazie, Chris. O Follow Me Heatwave. Ho fatto Sacre per portare Rilla in range di Heatwave. Che non so... Metti, avessi fatto Grassy Glide, non avrei preso in culo. Calma, però. Chiaramente se butto Whimsy ho i topini che mi muoiono di Sucker più grassi e non minaccio un cazzo. Quindi abbiamo ricomposto la situazione che volevo, cioè il Follow Me mossa Fire. Ma bisogna stare attenti a come lui ora si gioca lo switch in di Messer Dragapult. Messer Dragapult Se ora mi prendo Grassy Glide sui sorci mentre King Gambit protegge, dopo Drago Darts Sucker. No, va bene così. Lui protegge. Io vado comunque di Follow Me. Mi fa Grassy Glide. Se io rifaccio Follow Me, la Drago Freccia ne parte una so... Avevamo vinto. Al netto degli hit di Onda Calda, avevamo vinto. Perché io il turno dopo, ora, entra Dragapult. Deve, per forza di cose, fare Drago Freccia. Ok, o Breaking Swipe. Perché non si può alloccare su Phantom Force, se no i topini redirectano. Non può fare Sucker, perché sarebbe stata reindirizzata da Follow Me. E noi di Onda Calda Specs avremmo tirato giù King Gambit. E poi avremmo vinto l'1v1 Whimsy Dragapult. Molto easy. Ciao Alistair. Quindi questa l'avevamo sempre vinta, persa per questo crit di Glassy Glide. Quindi sono molto contento di come sia andata la partita. Qui stramuore perché siamo è Black Glasses. Ok, partita rubata da Rasini. Sono molto contento. Sono veramente molto contento di come ho giocato. È stato un partitone. È stato un partitone. E insomma, vi ho ragionato a voce alta sulle giocate. Molto contento. Va bene così. Il matchup era veramente brutto. Quindi va bene così. Bom, continuiamo con il programma contro Itbro. Che poverino. Avevo vinto, Oli. Maledetto. Ma se avessi protetto i topini, non penso lui avrebbe fatto Grassy Glide su Typhlosion. Se avessi protetto i topini, gli avrei dato modo di poter mettere in campo la fumata. Oli, ragiona. Allora, avevo vinto, è un parolone. Per vincere dovevi prendere o doppia Protect o evitare Onda Calda. Quindi non era... Ti dico, avevo vinto in condizioni di... Se non risuccede comunque dell'Axe. Ecco. Per il semplice fatto che tu il turno dopo, con Dragapult, su cosa ti andavi a alloccare? Io faccio Follow Me, quindi il Sucker Punch prioritario te lo mangio. Quindi Heatwave di
Diplosion parte. Punto. Se fai Breaking Swipe, mi ammazzi i topini, ma Heatwave parte. Come detto, a meno che tu non faccia doppia protect con King Gambit, muori, perché sono specs. Ma Breaking Swipe mica killa giovane Olimar. Non mi fai mica one hit KO su Typhlosion. Anche metti mi fai 99, ma non mi fai one hit KO. È comunque una mossa spread di bassa potenza. E poi, morto King Gambit, tu hai Dragapult e io Whimsicott. E sei locato su mossa Drago e io un Fairy. Ciao Xerneas! Se ci ragioni... niente di male, hai crittato. Però, concedimi di dire... avevo veramente un brutto matchup e... Game 3 specialmente l'ho giocato molto bene, sono contento. Allora, Xbro ha un team da querela. Ciao Xerneas, ciao Sam, ciao ragazzi. Perché Xbro gioca sta roba. Gioco delle tre coppie. Dondodo, Terra, Grass con Rockslide e Loomberry. Rest. No, io non ho portato a GN Dondoso. Ok, l'abbiamo preso. Ora bisogna solo sperare di essere più veloci. Indidi senza Terra Normal, Mishimore e Arma Rouge senza Terra Normal, Mishimore. Ecco qui io dovrei riprendere un po' il l'abitudine dei Dunnit. Arriva una terra da parte sua che però per l'erba non è propedeutica a reggere niente se non Earth Power, ma qui se Indidi muore dai 10 colpi poi muore anche Giampiero, dovrebbe 3 4 5 si scavalla la metà. Ok, ho calcolato bene. Ciao Alien! Grazie dei 4 anni. Grazie a tutti, raga. Qui gli abbiamo preso la lead. Con il 2-2-2 devi fare così. Anch'io ho temuto il miss, Charlie. Ecco, questo è un modo di fermare la Trick Room made in Pietroxella. Grazie, Oli. È stato un ottimo allenamento.
Ale. E che fate, ne privi? Wave Crash, Rock Slide, Terra Blasto. Pi, 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 pi. Ma se volete si può anche seguire insieme domani. Si potrebbe seguire insieme. Bisognerebbe attaccare alle 14. Sì, vero Charlie. Allora. Il danno non è male. Ah, non sarebbe morto, Luca. Guarda. Ma nemmeno col crit. Giochiamo safe. Grazie. Dondoso ha una guerra, ovviamente. Non era scontato. Ciao Mark, 4 anni. Ciao Teos. Questa reg H mi fa tornare dopo anni di pausa al competitivo. Non sei l'unico. Non prendiamo un crittino su 10, non muore, ma insomma diciamo che ormai... Eccolo là. È statistico. Lui è Spex. Vabbè, questa partita sempre in controllo, eh. Grazie Ami. Grazie al nono. Che piacere vedervi in così tanti, raga. Da agosto, peraltro. Se queste sono le premesse, ho ancora più voglia di sobbarcarmi gli stream dei regionali. Allora, nel mentre che io faccio la team preview numero 2, permettetemi un abbozzo di call to action nel ricordarvi di fare tutti punto esclamativo giveaway. Mancano pochi giorni alla fine di agosto e avete ancora la possibilità di vincere qualcosa su Instant Gaming. Quindi fatelo, fate punto esclamativo giveaway, viene il linkettino, lo premete e andate a scegliere su Instant Gaming cosa vorreste, in caso di vittoria, portarvi a casa. Easy peasy, senza inganno. Inoltre, se fate punto esclamativo DBZ, per chi volesse, io vi ho messo lì il referral code per Sparkling Zero, per Dragon Ball, vogliamo chiamarlo col suo nome, Budokai 4. Io penso che lui adesso mi parta di Sanda. Probabile. Però io riparto uguale. King Gambit lo posso lidare veramente molto male contro di lui, perché ha low kick su Tyranitar e close combat su Lycanroc. No, su Dragon Ball, ragazzi, si fa il chiusino, sì sì.
ero sicuro. Ma questa è una lead che posso provare a gestire. Provare. L'altra no. Pim, 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 pim. Buono aver vinto game 1, perché nella roulette dei 2-2-2, perché se io parto Whimsicott Tauros contro Titar Lycanroc e lui mi parte di Invidia Armor Rouge, io ho perso sempre, non ho Switch in tempo. Mentre così qualcosa posso compicciare. Ora, complice il meno uno che noi gli abbiamo messo addosso all'Icarrock, lo scombat lo reggiamo. Ciao Mario, c'è, che comunque Ursaluna c'ha una enorme difesa fisica. Si spacca il Sash di Aether Voice e si fa male anche a Titer. Salvo! Buono. Attenzione, è Max Speed Titer. Ok, Ursaluna morto, però è stato worth. Grazie Mario Chap. Poi quando si farà team building... Non mi aspettavo Titar più veloce. Siamo virtualmente già a game 3. Ovviamente non killa perché c'è la sand. E ovviamente droppa perché è fisico. Ciao Collectors, grazie il 5 topo. Ma io perché faccio questi crit, ragazzi? Io perché faccio questi crit? Il problema è se ora lui mi entra in Invidia Armor Rouge. Un ligioate questi sim, ragazzi, un ligioate, un ligioate, un ligioate. Veramente brutti. Allora, qui che lui butti Tatsugiri è scontato, perché non può far protezione dinanzi un Encore morendo magari di Aqua Jet. Aqua Jet che posso fare perché non ha Indidi, perché ha portato Dondozzo e quindi dietro a Tatsugiri e i Pokémon so 4. Quindi metti insieme tutti questi pezzi del ragionamento e allora mi conviene togliere Tauros per rintimidire e buttare dentro Mausold, che tanto lui o mi va di Terremoto o mi va, come è più verosimile, di Rock Slide. Mi servirebbe o evitare una frana. Con Mausold, però va bene. E
Faccio Encore e dentro Tavros su Mousehold. Però prendo comunque danni. Cosa guadagno? Non la reggiamo, eh. Prana, dico. Buono. Abbiamo bisogno di tutto il danno possibile, immaginabile. Spingi, spingi, Mousehold. Devo portare in range di Close Combat Moonblast Boss. And vai, sì! Sì! Ecco, questo è culo. Questo è culo. Questo è fottutamente culo. Calma però. Io virtualmente... Lui ha già atterrato? Sì. C'è Population che potrebbe fare la birichina. Ok. E qui... Questa l'abbiamo sculata. Cioè noi eravamo... Ancora in partita, perché con lo Combat Moonblast forse ce la faceva. E qui abbiamo vinto perché abbiamo acqua. Ciao Anacleto, grazie dell'11! Contento della best of TDM ho giocato. Però scusiamoci per... Mario versus Mario. Allora, venite a cercare rogna, venite a cercare rogna. Venite a cercare rogna. A me comunque mi piace un botto questa regulation. Speriamo di riuscire a compicciare qualcosa di buono. No, vabbè, insomma, lo so che non è colpa mia, così come Oli non si deve scusare per il crit di Grassy Glide, ovvio, però non mi costa niente. È una vecchia abitudine di una vecchia generazione di giocatori che chiedeva scusa per l'RNG, nonostante non avessimo il controllo RNG. Usava così quando giocavo singolo, quelli non tossici, eravamo pochi. Quindi... Ciao, CQ! Sì, dai. Vabbè, King Gambit fortissimo adesso, raga. Chissà. Forza, raga, su! Queue! Queue! Venite, venite! Ad este! Ad este! Me lo dico anche in latino, cazzo. Venite nel server a giocare. Beh, gli spagnoli il controllo sull'NG lo hanno. Ah, peraltro, raga, vi devo raccontare questa cosa. Fuori da Pokémon Center ho avuto il piacere di scambiare una breve battuta con Antonio Sanchez. Quello che poi, senza esagerazione, quest'anno è stato il miglior giocatore spagnolo. E è venuto lì tutto gasato, la devo dire ad Axo questa cosa perché gli fa soddisfazione. Mi ha fatto vedere il telefono, lo screen, che aveva preparato evidentemente per farmelo vedere. Dice, guarda,
ho scaricato il Battle Factory Showdown, eh? È meraviglioso, ho 62 vittorie di fila, guarda, guarda. Era tutto casato. Dice, ma quando è che lo aggiornate? E io gli dico, guarda, io cioè, il progetto è loro. Ah, ok, è di Axel, ho detto, un youtuber. Tenerino, tenero, tenerissimo. Grande. Il sosia di Ray Rizzo. Mitico. Cucciolino. Sì, sì. Non era solo per PC, lo è, però ha fatto la foto per farmi vedere. La foto ce l'aveva sul telefono. La foto. Devono metterlo a pagamento altro che... No, non possono, Dave. Se no significa vendere una ROM. Va in galera. Niente, ragazzi, nessuno vuole farsi spaccare le ossa al sottoscritto? Cioè, nessuno sta prendendo un... Guarda, ma che camicia pazzesca, così mi fai innamorare. Ah, why? Oh, ho preso un botto di camicia. Ho preso veramente un botto di camicia. Mentre che aspetto, leggo allora qualche commento. Come lo vedi questo Triplogio nel Reg H? Può seriamente competere o una pick un po' meme? No, no, può seriamente competere. È un po' il flutter dei poveri. Inoltre, con una forte rain, avere Sunny Day manuale è una buona scelta. E Sunny Day manuale, un Whimsicott non fake outtabile, ti richiama un Pokémon che la sfrutta bene come Triplogio, mezzo Ghost, non fake outtabile. Ciao Trizio, grazie del 47, signor Trizio. Grazie. Oh, abbiamo un avversario. Prion, eccolo qua, grandissimo. Riparti. Anche Snizzler secondo me è molto valido. In generale, Basculision, ragazzi, sta quasi soppiantando... Basculision... più forti di Palafin forse ora. Volevate Macro? Volevate Basculision? Eccoli qua. Un Rain con Macro. Attenzione. Attenzione amici. Tipo qui, in teoria, Sunny Day potrebbe non essere male. Pardo c'è Arcaludon, Palafin gli canta una canzone e prende Electroshock. Mentre Basculision invece che gli fa? Arcaludon blocca tutti gli water fisici in generale. Però Basculision è più pronto. Molto semplice. Sì, vabbè, last respect è quando nel late game, per definizione, per avere potenza, ti becchi Arcaudon che ha più 2, più 3, più 4 di difesa. Come dicono Oxford, gli fa come il cazzo alle vecchie. Cioè, voglio dire, salutiamo tutte le anziane signore che seguono il competitivo. Mentre il nostro avversario... Ok, stavo per dire... ma lui non lo sa, è critta. Ah, vabbè, e allora critta anche poi il crash a quel punto. Va bene, anche palla. Allora, attenzione. Best of three contro Cristi e Madonne. Hola, Dirrel. Somos los gods. Sì, sì, sì. No, è sverdato, è sverdato. Però non somos god por caso. Somos una community god perché hemos trabajado mucho como community en este años. A lo mejor digo 10 años. 8 o 10 años para crecer, entrenarnos, subir el nivel. Ciao King Yuri, grazie. Grazie, benvenuto. Allora, Macro non ha Rain Dance, ottimo. Quindi io qui, tecnicamente,
Non ha neanche acqua jet. Se io lido così e faccio Sunny Day, bom bom bom, che cazzo, cosa mi succede? Dove erro? Arcacoso. Il tovo? Il tovo. Siamo il tovo. Ciao Armezio, grazie del 28, grazie raga. Treno d'oro. Raga, treno d'oro, 50 secondi però, non facciamolo scappare, c'è il treno d'oro, c'è il treno d'oro. Serve un abbonamento entro i prossimi 50, quindi 30 secondi, quindi 20, perché poi c'è questo delay che muore. Treno d'oro. Cosa cambia il treno d'oro? Niente. Però non arriva mai. Forza. Treno d'oro, treno d'oro, treno d'oro. Hype Train Dwar. Dwar. Grande Brainit. È un segno, ragazzi. Il treno d'oro. Grazie Brainit, grazie Dave, grazie Sky. Grazie, ragazzi. Vi eravate accorsi addirittura in 3 a regalare un abbonamento. Grazie mille. In 4, Orando, Bresaolone, in 5. Che community siete, ragazzi? Qui Chris scoprirà che se Whimsic Deflosion prendono usage farà fatica. Questa è una partita che noi abbiamo il rischio di vincerla di lead. Grazie Renzo, grazie mille dei 5, Reading Crib, grazie raga. Grazie. No, non penso ci sia il September quest'anno, Ganondorf. Attenzione Wolfer, impazzito, impazzito. 10 di Wolfer. Raga, io vi stra ringrazio veramente di cuore. Pronti, pronti non solo alla madness delle sub, ma pronti a quello che secondo me è un Among Us che non reggerà. Io scommetto i miei slippini estivi sulla doppia kill qua. Già. Grazie Pilli. Siuski. Siuski. Lui purtroppo non può farci niente di lead contro questa cosa. L'unica è leadare di Marco e mettere Tailwind. Ci va nulla. Più che altro perché gli scoppiamo anche Pelipper, che non ha White Guard. Perché giustamente in questo formato White Guard non gliela dai. Per ora. Grazie mille Wolfer. Grazie mille a tutti raga. Grazie, grazie, grazie. Ve l'ho detto. Questa la vinci di lead. Bravo il nostro Typhlosion depresso. Esatto. Wins e covered, certo. Cristi, riguarderai questo pod. Non c'è nessuna... nessun problema nell'aver perso in 2 turni. Hai un team che si espone molto a questa cosa. Anzi, onesto che... è venuto a giocare senza fare l'anti-team. Tranquillo. Finita la best of 3. Lo sistemi. Non ci perdi più. Anzi, onore a te che ti sei buttato nella mischia. Che peraltro ci hai permesso di fare una best of 3. Quindi non abbiate paura di far figure di merda live, ragazzi. Grazie Afrofuego del 18. Treno dorato. 25%. Livello 4. Incredibile, incredibile. Guarda mamma. Boom baby bye, boom baby bye. Grande. Io, siccome questa cosa lo mette talmente in ginocchio, per rispetto, lui deve lidare di Marco.
E fu così che Christie ribaltò la Best of Three. Guarda, io... sono cose diverse, Aschi. La spada di Damocle di avere un Pokémon che mette Tailwind, quindi dà velocità al team avversario, che verosimilmente magari ti fa attaccare prima se hai fatto una lead un po' tricky e stai sotto a un Pokémon avversario, perché magari anche se la pareggi stai sotto, vuoi proteggere, ma non puoi farlo perché ti fa in core, vale il prezzo del biglietto, eh. Ecco, questa è la cosa giusta. Perché io ora posso fare vento in coda, ma se lui mi entra di Pelipper, io però faccio vento in coda e Eruption. Se lui mi entra di Pelipper e mi ammazza di Flosion, io dopo lo scoppio di Hyper Voice Terra Normal. Io non posso non mettere Tailwind, perché sennò potenzialmente faccio Soggiorno di Sole, ma lui fa Tailwind, attacca prima. No, no, ragazzi, è proprio viziato di team, poverino. Cioè, matchup qua... Ah, ma c'ha Quash! Ah, questo non l'avevo visto. Vedi? Bla 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 bla, non l'avevo visto Quash. Perché mi devo, sostanzialmente, ho messo la lista su uno schermo laterale. La devo ingrandire. Oh, ora ci vedo. Allora, comunque lui era droppato. Calma, calmiamoci. Vedete, anche il toro non è male, mo, eh. Lui peraltro è terra normal, quindi se ritiro Zuffa lo seguiamo. Per hobby, come Ursaluna, ho fonsecato, ragazzi. Ho decisamente fonsecato. Pa-pa-pam. Comunque, al di là di questo, il ragionamento è sempre valido. Cioè, è veramente messo male, poverino. Dentro Ursa e poi Switch di Toro. Potrebbe starci, ma voglio... Hyper Voice Terra Normal non killa Markro. Probabilmente. E se non lo killo, poi dopo lui continua a quosciare. Quindi devo a questo punto accollarmi di prendere facciata. Anche a discapito di prendere 80%. Lo dovremmo reggere. Inutilerrimo. Ciao Ortofox. E invece Marco vi è giù buono. Grazie dell'anno insieme, Orto. Seguito dal 2017. A questo punto comincia a diventare più di qualche annetto, eh? La regacca va in vigore dal primo settembre. Ciao Amaro. Lui ora, anche se esce Basculigion, io faccio Sunny Day. Io faccio il Sunny. Lui è Clear Amulet, quindi non posso entrare di Toro, eh. Però, quanto ora si fa Sunny Day. Ora, se lui entra Hurricane su Whimsicott, entriamo di Toro, si prova a vincere lo stesso. E lui cos'è tatterare, raga? Difensivamente non gli fa nulla. Per poter avere una mossa offensiva, fa Terrascoppio. Palla Climax. Buono.
sfide di Ursaluna. 102. Allora, verosimilmente Ursaluna muore adesso. Lui mi deve doppiare Ursaluna. Lui me lo killa di Terablast. Io rimetto Tailwind mentre proteggo, gli stallo la sua. Questo mi serve per portarlo in range di Hyper Voice. Sì, Mark Ox, il migliore insetter è Felip. Buonissimo. Ah no, ma che cazzo dico buonissimo? Palaclima e Fire. Non rimettiamo Tailwind. Ok, abbiamo perso. Ha pesato nell'economia della partita. Io speravo che me la reggesse Terablast, il toro. Che è fisica. Ok, super efficace però. Ma ha crittato? Ah, allora la vince per quello. Perché sennò cosa sarebbe successo? Il toro regge Terablast, che è super efficace, però comunque il toro ha tanta difesa. La Weather Ball va sul toro, che muore, perché comunque l'avrebbe retto a poco. Whimsy è vivo, io metto Tailwind, mentre proteggo Ursaluna. Lui all'ultimo turno di Tailwind finisce, e poi ho Iron's Power terata, Peli per Avonit KO, Basculigion e Avonit KO. Vediamo. Magari appelli per Minspeed più lento. A parte no, che cazzo dovevo proteggere, quindi niente. Vabbè, finita, dai. Non penso la si regga. E invece, attenzione. Attenzione. Ehi, non ve le dico le bugie. Quando prima vi dicevo, vedi, perché appelli per l'avrei ucciso, Basculigion l'avrei ucciso, non vi dicevo una farfugliata. Che god Ursaluna. Che god Ursaluna. Claude è dietro l'angolo per me. Ursaluna sta pazzo. Ciao Buxio. Bom. Andiamo. Ciao Dante. Grazie mille Dante. Bellino sto metodo. Per ora. Ok, abbiamo già trovato Babbonat. Lasciatemi il terrore negli occhi. Babbonat ha già votato e ho vinto. Babbo mani avantista di merda. Di Loia. Andiamo. Allora, Balbonat c'ha Rain. Con Basculigion, Dragapult, Sorci. Ce l'ha Fanto, secondo me. Ultima best of 3 della serata. Poi ne facciamo altre domani, ore 18.
e se riesco domani vi esco anche un video. Ciao Onesto, grazie del Prime, benvenuto. Ricordatevi Command per i neo abbonati, raga, punto esclamativo Telegram, entrate nel gruppo Telegram esclusivo degli abbonati, e punto esclamativo Discord per partecipare allo sportello competitivo, per poter avere Ental, per poter giocare la Ladder Best of 3. Allora, qui abbiamo Dragapult lead praticamente non quotato, sicuro. Forse Mark Roxhammer. Lato Mausold e Frengard. Concentriamoci, perché Babbo è la mia bestia nera. Sai, Kampa non ho visto, Kampa non ho visto la... non ho visto il roster. Era tutto concentrato su mondiali. Esattamente all'idea mi aspettavo. Esattamente la LED che mi aspettavo. Dortmund è il 27 e 28 ottobre e ci stiamo attrezzando per farvi anche lo stream mentre io sono laggiù, quindi una duplicazione di sforzi che implicherà anche tante risorse, però insomma vogliamo questa stagione cercare di farvi tutti regio. Vediamo se riusciamo a trovare qualche sponsorino per coprire un pochino di costi, giusto per andarci in pari. E si giocherà Greg Agassi. Non prende poco Arcia. Mi avrebbe fatto meglio a proteggere Mausold, perché io adesso ho Moonblast più Earth Power. Fare Earth Power oppure fare Luna Rossa lì. Anzi, vi dirò doppio proprio. Lui potrebbe proteggere. Faccio Earth Power. Perché? Se lui fa Terra Ground, non terrerà Dragapult, che è CB, e io ho già un vantaggio nel late game legato a King Gambit. Certo, Loris. Fa male, ma certo. E lui peraltro leva la Fangard. E Terra.
Drop. Lui ora, se mi killa Ursaluna, buono. Noi abbiamo Sunny Day, eruzione. Non ha priority perché ha Arcaludon Pelipper per Mausold Dragapult, quindi mi posso loccare su Eruption. Non ha Wildguard. Sì, sì, ma se fa Palacrima va al Sash. E poi entra King Gambit. Sono comunque contento, diciamo, della situa. Lui, a differenza dell'oppo precedente, è Sash. King Amit è ovviamente Defiant. Dragapulto. Va benissimo, Sam Coecchi, benissimo così. Adesso però vai in cucina vicino al cestello della frutta e prendi le goccioline, eh? Mi raccomando, perché oggi per me ti sei dimenticato. Niente di male, niente di male. Capi, anche a me capi. Perché lui è loccato. Ho fatto sta play. Metti che Sucker non killa Dragapult, lo killa. Ma metti che non lo killa. La play è sempre safe. Una zero. Comincio a sapere di tacchino, ragazzi. Al carry. Babbo, dobbiamo fare game 2, babbo. Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Dagliene seche, chat. E preordinate, peraltro risparmiate, c'è un bel 25% di sconto. Dragon Ball Z Sparkling Zero. Punto esclamativo DBZ. Non è uscito.
Allora. Ciao Pier Giorgio. Grazie del 51 Pier Giorgio. Pier Giorgio. Sto ragionando. Ma se io faccio sta roba? Qui per la rimonta di Babbo. Chieri, contatta buona, se non t'offro più le bite. Ho visto Azra, ho visto 35 minuti di gameplay e è veramente gasante. Cioè ci sono delle cazzine, delle animazioni per le mosse speciali che sono veramente anche tanto fanservice, ma sti cazzi, cioè quando giochi Budokai Tenkaichi è come quel giorno del mese dove hai voglia di mangiare al Mac, cioè ragazzi... Niente, io pensavo che Babbo riflettesse sul fatto che dovesse lidare di Felipe, ma no. Sì, a tratti deve essere fanservice, sono d'accordo. Io Xenoblade invece lo sai, non ci ho mai giocato altro. Però Kakarot quanto ha gasato. Madonna ragazzi, c'è una botta da jet lag. Potete capire. Però se non Terra mi prendo Arrigin. Mi prendo Arrigin, non metto Sunny Dyer. Lo sapevo. Però va bene. Devo andare safe, devo imparare ad andare safe. Perché se metto Sunny Day per non per giocarmela sulla percentuale di Hurricane, lui mi fa Weather Ball. Perdo Whimsy. Whimsy è fondamentale, raga. Drop? Godo. Verosimilmente lui secondo me mi vuole killare King Gambit. E per me è ottimo perché significa switch in. Se toglie va bene. Butta Mausol va bene. Però se fa Electroshock io non posso perdere Whimsy. Cazzo.
Ora si fa self beat up body press con body press forza addirittura su Ursaluna. Di certo non penso che mi vada di bolide su King Gambit o di Electroshock su King Gambit, sarebbe veramente un folle. Allora, qui l'abbiamo preso il Terranotera, vediamo cosa fa. Intanto aver già preso il Terranotera per noi è positivo. Se noi ci killa Ursaluna, entriamo di Whimsicott e abbiamo Sunny Day Rapture. Ok. Io penso che lui voglia ignorare King Gambit. King adesso la slot è ignorata da Typhlosion. Che chiaramente debba rispettare Ursaluna. Ogni ragionamento che potete fare è un babbo, lo dovete prendere e sostanzialmente gettare dalla finestra. Madonna Babbonat. Va bene perché non ha fatto body press. Va bene. Caso perché ora si entra di Whimsicott e si fa Tailwind Hyper Voice. Lui avrebbe capitalizzato questo miss se avesse fatto body press sul salone. Dovremmo aver vinto. Bisogna spezzare una lancia in favore di Babbo. Devo dire questa cosa perché sennò non rispetta il giuramento di offrirmi altro cheddar fritto. Avevo matchup di merda. Che cazzo faceva Typhlosion? Ma onda calda specs. Il lava è a caldo, raga, perché comunque è super efficace. Gui. Ma avessi killato Ursaluna, sarei entrato di Whimsy di là, avrei fatto Sunny Day onda calda e quindi sarebbe morto anche Pelip al netto dell'hit. Matchup comunque, vabbè, chiaramente brutto per lui. Bono. Era l'avvio di Regulation. Volevo. Abbiamo fatto 5 best of 3, ne abbiamo vinte 4. Quella che abbiamo perso contro Olimak l'abbiamo persa per un crit, quindi va benissimo. Molto contento. L'ho visto che eri un maniavantista incredibile, babbo. Signori miei, io vado a cena. E perché sono un po' cotto, perché questi giorni mi sto alzando alle 6:30. Il jet lag sta continuando a colpire duro. Domani, solito short. Video su YouTube. All'80% dovrei riuscire a farcelo. Prima o poi dovrò tornare a rifare video su YouTube.
E poi live alle ore 18. Magari cambiamo team. Anzi, sicuramente cambiamo team. Esploriamo qualcosa di diverso. E vi continuo a sfidare in Best of 3. Quindi preparatevi. Vediamo se alle 14 ci aggiungiamo il direct. Plausibile. Vi aggiorno su Instagram e nel nostro gruppo Telegram. E poi vabbè, ovvio, se vedete la notifica, collegatevi. Se il direct lo volete seguire con noi, a me mi fa molto piacere. Soffro un po' quando le cose un po' meno complete di Pokémon con me non le volete seguire, ma sono convinto che a questo giro anche voi lo vorrete seguire con me. E poi mercoledì, vi ricordo, shorts, alle 14 facciamo Tekken 8 perché c'è da prepararsi al Poggen. Dove perderò, ma devo perdere con onore, voglio perdere con onore anche solo per amore e rispetto del mio sensei, cioè di Mara, di Xeon_BS. E poi alle 18 ancora competitivo. Abbiamo appena cominciato, ragazzi, abbiamo sostanzialmente appena cominciato, quindi va bene così. Spero che sia stata per voi una bella serata di live, quindi facciamo raid e poi ci salutiamo. C'è Kuro. Facciamo raid da Kuro. Ciao bimbi. Ci vediamo domani. Tutti a bordo, tutti a bordo. Almeno un 5 centino, eh. Fatemi fare una bella figura. Che diavolo. Ciao raga. Ci vediamo domani.